Sì, era importante, non avevo comunque mai segnato qua, era una cosa che comunque ci tenevo a fare e è andata benissimo, dai, perché farne tre addirittura è stata bella giornata. Settimana leggevo una tua intervista dove parlavi del tuo nuovo ruolo, dove ti sei trovato, dove ti trovi molto bene, hai più spazi per andare verso la porta. Sì, diciamo che è un ruolo che gli anni passati avevo già fatto e poi con il cambio di modulo comunque hanno preferito farmi giocare come trequartista, però è un ruolo che mi piace tanto, sì, mi diverto perché mi piace andare negli spazi e si creano più occasioni da gol, è un ruolo che mi piace molto. Barletta nella prima parte un po' contratto, un po' condizionato dalla bella prestazione di Frosinone dove non è arrivato un risultato utile purtroppo. Condizionati anche un po' da quello, Ma psicologicamente. non lo so se era per questo, però è vero, siamo partiti un po', no, mucci, però un po' contratti e poi anche il gol loro sulla deviazione, un'ennesima deviazione su punizione, ci ha un po' penalizzato, però abbiamo avuto la forza di reagire e ci è andata bene. Quasi come un gol la parata di Sicignano sullo 0-1. Sì, ci ha salvato il risultato perché andare 0-2 era pericolosissimo. Il Barletta non segnava su punizione da penso 3 anni, 3 stagioni. Quindi diciamo, oltre che per la legge dei grandi numeri, anche per la tua grande classe, avevi già sfiorato in precedenza un gol. Anche io non segnavo da un paio d'anni su punizione. Sono andato sempre vicino, però è arrivato anche su punizione. Bene. Invece, Mazzeo, se non mi sbaglio, l'ultima tripletta tu l'hai fatto con la maglia del Perugia con cari allenatore, giusto? No, 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 mi sbaglio. Mi ricordavo, ho visto in un mese di ottobre del 2007 o 2008 hai fatto una tripletta. Sì, col Taranto, però non c'era Cari, in panchina c'era Mister Sarri. Con la maglia del Perugia, Col Perugia, giusto? sì. Quindi era da quella volta che non facevi una tripletta, Sì, insomma, sì, sì. non è una cosa usuale. Quanto è difficile giocare su questo terreno di gioco? Sì, purtroppo il campo ci aiuta molto, soprattutto il gioco che dobbiamo fare noi, perché palla a terra è il gioco che va meglio per noi, perché siamo comunque piccolini e rapidi. E purtroppo il campo speriamo che migliorerà, perché Peggio di così è proprio. oggi non era buono. Dediche particolari per No, mia moglie e mia famiglia. La classifica l'avete già guardata? No, la stavo guardando proprio adesso. Rimane sempre corta, sempre brevi Sì, distanze dalla capolista. credo che sarà così fino alla fine. L'importante è rimanere attaccati là e riuscire a fare un filotto importante per poi non staccarsi più. Infatti importante potrebbe essere il prossimo mese e mezzo. Sì, può essere importante, ho detto, non perdere, riuscire sempre a fare punti e quasi si riesce a fare un filotto importante, possiamo dire noi anche la nostra.